Avete mai sognato di essere un supereroe dei fumetti o il protagonista del cartone animato più in dell'epoca? Oppure avete semplicemente navigato con la vostra fantasia? Con questo spirito, l'8 e il 9 di settembre a Modugno, in provincia di Bari, si è tenuta la prima rassegna Modugno Comic Con, organizzata nella bella cornice della Cittadella delle Arti da varie associazioni presenti sul territorio e che hanno ben investito la vittoria di un bando comunale per dar vita alla fiera del fumetto e del cosplay. Noi abbiamo intervistato gli organizzatori che ci hanno spiegato da vicino l'idea, ma soprattutto il perché di questa iniziativa, che ha riscosso molto successo di pubblico e di critica. Sono il presidente di una delle quattro associazioni che gestisce questo laboratorio urbano dal titolo Cittadella delle Arti. È un ATS, un'associazione temporanea di scopo. Come gruppo abbiamo vinto un bando indetto dall'amministrazione comunale e dallo scorso giugno siamo qui. L'inaugurazione l'abbiamo fatta poi a settembre dello scorso anno, quindi adesso questo settembre spegniamo la nostra prima candelina. Io personalmente ho offerto il supporto logistico e abbiamo messo a disposizione la struttura. L'idea del Modugno Comic Con nasce da Dario e Gennaro, che conoscerete tra poco, e mi sono venuti a trovare, avevano questa splendida idea. Ovviamente noi, sia come gruppo e come Paidei Associazione, abbiamo supportato subito l'idea e siamo qui con quest'oggi. Questi tipi di eventi stanno avendo un'espansione capillare sull'Italia. Volevamo portarla anche qui, perché anche a Bari c'è comunque il Big Geek, ci sono già queste realtà. Volevamo portarla anche qui, differenziandoci anche nell'ambientazione, perché di solito lì si fanno queste cose in palestre, nei centri delle città. Noi abbiamo scelto questo laboratorio urbano proprio per valorizzare anche questo tipo di posti, di luoghi, mettendo anche appunto un evento che di simile non c'è mai stato, quindi imbrigliando le due cose volevamo realizzare qualcosa di un po' diverso dal solito per la città e per creare la consapevolezza in questa città di che cos'è questo universo, questo mondo del fumetto, dei cosplay e tutto il resto, il gaming, il board game, i giochi da tavolo, tutto quello che c'entra con questo universo chiamato universo nerd, universo geek. L'evento è stato innanzitutto proprio progettato a parametro zero, perché ovviamente ci sono dei costi da sostenere, quindi i negozianti hanno saputo darci una mano, ma l'ingresso gratuito era proprio voluto in maniera tale che la gente avesse una risposta immediata, avesse una proiezione in un mondo che alla fine è di nicchia, e Lucca e le altre fiere hanno fatto sì che si evolvesse negli anni, portando l'apertura di nuove fiere. Per cui ci vediamo l'anno prossimo? Certamente, un invito a tutti quanti per il Mo seconda edizione.